Buonasera, siamo in compagnia del dottor Vittorio Lombardi, che è amministratore delegato del gruppo CSE. È di base a Bologna, nella fattispecie a San Lazzaro di Savena. Sì. Adesso faremo. Abbiamo società o struttura anche Milano-Roma, ma la base sta a San Lazzaro di Savena, Bologna. Faremo una serie, scambieremo un po' di battute, un po' di considerazioni su questo periodo anche, cioè focalizzando un po' tutta una serie di osservazioni economiche, di mercato, comunque anche dell'attività, dell'organizzazione del gruppo CSE. In questo periodo effettivamente un po' strano, anomalo, perché veniamo da una pandemia, dal contagio, dal lockdown, e quindi da una chiusura, ecco, di tutta una serie di attività. Beh, è successo quello che nessuno aveva mai immaginato, e quindi molte strutture sono trovate anche impreparate per affrontare il problema della pandemia, ma soprattutto il problema della continuità di servizio. Quindi noi, durante il periodo per 2 mesi e mezzo, 3 mesi, abbiamo avuto fino a un picco di 93% di persone smart working. Eravamo 800-150 persone smart working. Noi, per fortuna, che avevamo già tutte le infrastrutture per lavorare in smart working, perché noi abitualmente abbiamo sempre 10, 20, 30, 40 persone, o attività da fare da sabato, quant'altro, vengono fatte da casa, e quindi c'era già l'infrastruttura di smart working. Diciamo che lì, in quel periodo lì, ha fatto un gran lavoro la Telecom, con tutte le reti che ha messo in piedi, quindi le VPN, perché il vero dubbio era se l'infrastruttura avrebbe retto non solo per gestire i nostri dipendenti smart working, ma anche gli 8-10 mila dipendenti bancari che dovevano mettere in gran parte smart working. E quindi abbiamo attivato più di 200 VPN, reti dedicate, in giro per l'Italia, in modo fare in modo che i dipendenti delle banche lavorassero in smart working. Siamo riusciti tutto questo a avere continuità assoluta di servizio. E quindi questo è stato già un grosso successo. È chiaro che è calata l'operatività delle filiali bancarie ed è aumentata l'operatività sui canali virtuali. Noi abitualmente facciamo circa 16 milioni di operazioni bancarie al giorno, e nel periodo di blocco totale sono scese per almeno un mese, più che altro in mese a cavallo fra marzo e aprile, sono calati circa il 30%, ma quelli degli sportelli bancari sono calati del 50%. Sono aumentate quelle dei canali virtuali. Noi abbiamo più di 3.500.000 profili operativi sui canali virtuali, quindi mobile. Quindi questi sono aumentati. Poi sono aumentati sensibilmente anche le banche private. Le banche private, perché la gente che lavora sulla finanza in quel momento lì vendeva, comprava, quindi ha smobilizzato, ha fatto più operatività del normale. Oggi l'operatività complessiva è tornata più o meno a meno 6-7-8%. Si sta ripristinando la situazione di prima. Le società che abbiamo, per esempio Crecese, che lavora molto tutto il mondo di back office, materialità e quant'altro, ha avuto degli incrementi del 400-500% su tutti gli insoluti, le riba non pagate, tutti gli insoluti, perché in quel momento lì le aziende non pagavano più e quindi mandavano indietro tutto quanto e diventava tutto quanto fisiologico. Ecco. Fisiologico. Con queste proporzioni, con questi numeri è abbastanza fisiologico, insomma, quindi mi sembra di capire che c'è stato un po' di paura, ma è stata affrontata in maniera molto positiva e con buona. Abbiamo notato una cosa, che per tante attività una piacevole sorpresa, che lo smart working non ha fatto flettere di molto la produttività, specialmente sui progetti. Ovviamente, se dovesse continuare lo smart working, cosa che continuerà perché non sarà più come prima, dobbiamo mettere in piedi degli strumenti di maggior pianificazione dei progetti, in modo da avere tutti i step che è possibile controllare. Quindi segmentare i progetti su dei sottostep abbastanza ridotti, in modo da controllare la produttività e che tutto quanto vada secondo i tempi più pianificati. Secondo me questa pandemia qui, fra i tanti problemi che ha dato anche un vantaggio
il vantaggio che ha obbligato a un'accelerazione. Era un processo già in corso, il processo di spostare i clienti dai canali tradizionali ai canali virtuali, che è un processo che era già in itinere, però ha preso una grossa spinta, è stato obbligato a avere una spinta, e quindi tutti quelli che si sono trovati bene a usare nuovi strumenti difficilmente torneranno indietro. Quindi, ecco, possiamo dire che quindi c'è stata una flessione fisiologica poi prontamente riassorbita, ad esempio i marcatori, gli indicatori dicono che comunque c'è una situazione migliore che non quella dell'ansia, dell'angoscia di 3 mesi fa rispetto a questa situazione che era appunto non bene descritta neanche, appunto perché nuova, ecco. E quindi addirittura dalla crisi, no? Che si era presentata come una crisi, poi come effettivamente alcuni dicono che ci sarà alla ripresa, diciamo, dopo l'estate, potrebbe esserci un po', insomma, una situazione un po' più difficile che non quella di adesso, però eccoci. Questa crisi appunto ha svelato anche delle opportunità nuove, le ha svelate o comunque le ha valorizzate, tipo quella, come lei diceva, dello smart working, che magari era sottovalutata o sottodimensionata nella sua applicazione, ecco, ad ampio spettro. Ecco. Soprattutto questo virus qui ha dato un'accelerazione su due aspetti. Uno, spingere più clienti a usare la banca fai da te. La banca fai da te, che io dico, filiale automatizzata e tutti i canali virtuali. Okay. Quindi vado in banca solo se devo fare delle operazioni particolari. Il resto mi faccio tutto quanto da casa. Altro aspetto invece è il discorso della crisi economica. Secondo me c'è una crisi economica e il dopoguerra non c'è mai stata, perché creerà 1 milione, 2 milioni di posti di lavoro in meno. È una domanda che avrei fatto. Perché? Allora, il problema è che non si esporta quasi più niente. Turismo estero diviene zero. E quindi il turismo in Italia ha un PIL in gran parte composto anche dal turismo. Tra le città d'arte, il mare, la montagna, quant'altro, quelle zero. Le aziende hanno perso mercati, ma soprattutto non possono esportare. Cosa esporta negli Stati Uniti oggi, componente che c'è negli Stati Uniti, non si può esportare. In Sud America uguale, in Cina uguale, cioè è venuto meno tutto il commercio internazionale. E quindi questo, su un paese esportatore come l'Italia, creerà dei problemi grandissimi, dei problemi nelle aziende che se non ci saranno dei grandi paracaduti economici, sia rischi di liquidità, sia rischi di esistenza. E quindi il rischio di fare 1 milione, 2 milioni di posti di lavoro in meno è un rischio altissimo. E poi piove sul bagnato. Noi siamo uno Stato ampiamente indebitato. Dobbiamo fare delle operazioni facendo tutto quanto a debito. E quindi difficilissimo da fare. Difficilissimo da fare perché siamo in una situazione, io la ritengo molto, molto, molto difficile, che sarà fatica uscirne. O l'Europa veramente velocemente ci dà dei soldi, anche tanti a fondo perduto, e però dobbiamo acquisire la capacità di utilizzarli e di investirli in modo proficuo in tempi brevi, non aspettare degli anni con i soldi lì che noi riusciamo a investire, altrimenti siamo morti come azienda. L'azienda Italia è morta. Ecco, insomma, speriamo. Hai capito? Cioè, dico, se non facciamo queste cose qui, siamo messi molto, molto, molto male. Ah, ci serverà un po' anche la digitalizzazione, perché appunto adesso io volevo, cioè non volevo fare è lo spoiler all'inizio, però adesso dobbiamo dire il gruppo CSE di cosa si occupa, e quindi sì, anche sì. Il dottor Lombardi che cosa è lì a dirigere, ecco, no? O ad amministrare, sì. Come amministratore delegato. Allora, il gruppo CSE è una realtà molto grande che si occupa di servizi informatici, mi corregga se sì, se anche. Non, anche servizi informatici e poi consulenza, e quindi no? Sì, anche, consulenza anche al mondo bancario, ma non solo al mondo bancario, alle società finanziarie, alle banche estere e via dicendo, con competenze e campi di intervento molto diversificati. Sì, sì. Allora, la capogruppo è una società che fa outsourcing informatico e quindi fa gestione di tecnologie e progetti informatici. Poi ci sono un tot di società controllate.
Allora, c'è una società che controlliamo al 75%, il resto è a mano di anche di grandi gruppi, tipo Agricol, tipo BIP, cioè grandi gruppi, e che fa tutto il mondo di back office, della post vendita. Se io ho una realtà che fa apertura conti online, quindi vende prodotti sui canali con identificazione del cliente a livello informatico, senza avere il contatto fisico, tutta questa roba qui deve andare a un back office che fa tutto il post vendita. E quindi la banca non lo fa in casa, lo fa fare direttamente. Tantissime attività poi li facciamo a livello con dei robot, a livello robotizzato, perché si deve fare controllare delle partite, un tot di cose, il 90% delle operazioni vengono controllate in automatico, il resto vanno su una console di un operatore specialistico che va a gestire perché è anomalo, perché il robot non l'ha gestita. Poi abbiamo a Roma il secondo gestore dei fondi pensione in Italia. Gestiamo circa 800.000 persone con i fondi pensione, circa 15 miliardi di asset, sulle pensioni integrative, tanto per capirci. Poi abbiamo a Milano una business unit che si occupa di finanza evoluta, quindi parliamo delle banche che lavorano sulla finanza in modo molto spinto, derivati, azionari, obbligazionari. Poi abbiamo altre due società, una è la Consulting, ne parlava lei, che sono più di 100 persone che fanno consulenza organizzativa e normativa, con tutte le normative, sia a livello nazionale che a livello europeo, serve persone che vanno a analizzare queste normative, andare a fare un'analisi come impattano sui processi delle banche e come impattano anche sui sistemi formativi. Quindi il sistema formativo diventa slave, è un di cui, è la normativa che detta le regole, poi bisogna portarle a terra, quindi aiutare le banche dando gli strumenti per gestirle. Poi abbiamo una società che si occupa, CSC Servizi, che si occupa di gestire, dare alle banche tutti i bancomat, i POS, tutti i discorsi del desktop management, fa l'helpdesk 24 ore su 24 e 7 su 7 di quei 3.600.000 clienti che lavorano sui canali virtuali, che hanno bisogno di una chiamata e quant'altro, quindi c'è un call center centralizzato. Questo è ovviamente oltre le strutture centralizzate di gruppo, che sono la compliance, l'audit, le contabilità, il personale, e tutte queste cose qui, questo è il gruppo CS oggi. È un anno importante questo, perché mi sembra che si festeggi il 50°. Avete già festeggiato o come pensate di festeggiare? No, dovevamo fare una mega festa a Venezia, e l'abbiamo rimandata, adesso l'abbiamo spostata a fine settembre. Sacramento. Esatto, è il momento giusto, dovevamo farla a maggio, a fine aprile. Poi dopo adesso l'abbiamo spostata a fine settembre, ma la vedo difficile che si possa fare anche a settembre, perché portare 300 persone a Venezia deve essere molto, molto dura. Vabbè, comunque auguri in ogni caso. Speriamo che finisca il Covid. Noi siamo un'entità però 100% posseduta da banche, solo banche. Quello fanno domanda sul settore bancario, infatti, perché il vostro core business, mi sembra di capire, sia legato al mondo degli istituti bancari. No? Banche, SIM, SGR, società finanziarie, istituti di pagamento. Ecco, come è cambiato il mondo bancario negli ultimi anni anche alla luce di una forte trasformazione digitale e digitalizzazione di tanti processi? Come tutte le grandi trasformazioni, ci sono tutti quelli che si mettono col piede nel freno e cominciano a frenare, perché le trasformazioni l'uomo ha insito in sé un freno. Allora è un'esigenza. Non si possono più sostenere anche i costi e la lentezza di processi cartacei, quindi si cerca di digitalizzare il più possibile. Ma allora la tecnologia, oggi ci sono tutte per fare queste cose qui. Il problema è che occorrono dei tempi medi o lunghi per trasformare la mentalità della gente. Il bancario cinquantenne, che è 30 anni che lavora in un modo, è molto fatica a fargli cambiare il modo di lavorare. Appunto, abbiamo sempre parlato di interazione uomo-macchina, no? Anche digitale, è un'interazione uomo-macchina, cioè contano le capacità, no? Umane, le competenze, così, poi insomma conta anche la tecnologia. Adesso si parla spesso, e ho visto anche venuto in mente, perché guardando anche sul vostro sito, si parla di un codice etico, no? Che è molto importante, quindi anche un'impronta sociale da mantenere, no? Quindi un'attenzione verso quegli aspetti. Ecco, ho fatto questa riflessione, cioè prima si parlava di interazione uomo-macchina, quindi fino all'intelligenza artificiale di cui si parla ampiamente in questi anni.
Però ho letto l'altro giorno l'ultimo libro di Luciano Floridi, che è il filosofo che insegna a Oxford, insegna etica della comunicazione, poi, insomma, è un esperto anche di tecnologie di infosfera, quindi mondo digitale, comunicazione digitale, e dice che però, e dice in questo libro che è importante, sì, il rapporto con la macchina, ma anche il rapporto con l'ambiente, che è un altro tema che si è affiancato prepotentemente in quest'ultimo anno, anche con Greta Thunberg, con tutta, insomma, quella campagna di sensibilizzazione, quel movimento spontaneo internazionale. Ecco, quindi. E quindi il titolo del suo ultimo libro è appunto Il verde e il blu. Il verde, appunto, coglie questo aspetto del green, dello sharing anche, cioè del fare sistema che sia sostenibile umanamente ma anche ambientalmente, perché poi sai, sono poi tutta una serie di danni e di rischi che vengono avanti se non si considerano tutta una serie di cose, perché già c'è il Covid, poi se ci mettiamo anche dentro tutti gli inquinamenti, tutti gli altri rischi dove l'uomo, insomma, agisce negativamente sulla natura e così. E quindi lei come interpreta questa triade, diciamo, positiva, quindi uomo, macchina e ambiente? Cioè, anche per lei è importante questa sensibilità? Allora, il Covid, secondo me, ha aumentato questa sensibilità, perché ci ha fatto capire che quello che diceva Bill Gates 4-5 anni fa, che il problema non era la terza guerra mondiale, ma sarebbero stati i virus, e quindi quanto siamo fragili all'attacco di cose di questo tipo qui, e quanto dovremo cercare di tutelare l'ambiente, perché uno dei prossimi problemi del pianeta potrebbe essere l'acqua. E quindi dobbiamo tutelare l'ambiente, quindi il verde è un colore che dà un simbolo di ambiente, di tutela. Noi dobbiamo tutelare l'ambiente, perché questo pianeta qui, sempre più uomini sopra, sempre più inquinato, se non lo andiamo a tutelare in qualche modo, prima o dopo andiamo, altro che virus, andremo a impattare su delle cose molto peggiori. Per quanto riguarda il rapporto uomo-macchina, io dico macchina in senso lato, perché più che altro è il software, poi la macchina è un ferro. Dico, il discorso, io dico che dobbiamo avere una filosofia d'approccio. La roba semplice e ripetitiva la facciamo fare la macchina. La roba di qualità la devono fare gli uomini. La differenza. Questo però cosa sposta? Le risorse umane andranno a finirsi i lavori di basso livello e si cercheranno sempre più delle persone di livello più alto, perché tanto il lavoro di basso livello lo fa la macchina. Lo fa la macchina, fra virgolette, nel senso lo fanno i sistemi, capito? E quindi è un po' come... Come? È un po' indietro in questo approccio al digitale, cioè come in generale, ecco, come persone comuni, cioè c'è questo, no, che è a macchia di leopardo, ci sono delle persone molto sensibili, c'è delle persone molto indietro, però secondo me abbiamo una diffusione anche solo degli iPhone, uno dei più alti in Europa. Il problema è questo, e queste cose qui, ripeto, il virus ha dato una bella spinta all'utilizzo di questi strumenti qui, ha fatto capire che sono sempre più importanti. Ecco, non bisogna però perdere di vista una cosa, che io vedo troppi ragazzini 10, 12, 13 anni che non comunicano più con i loro coetanei, che tutti i giorni lì sempre a pigiare sul telefono, e questo toglie completamente tutte le relazioni sociali, e quindi va usato come uno strumento, ma che non deve diventare una mania, una cosa che uno è il suo mondo. I giovani, i ragazzini non deve chiudersi nel mondo digitale, deve usare il mondo digitale per vivere meglio, per fare tutta una serie di funzionalità, però non deve perdere i rapporti con le persone. Ci deve essere più un mezzo che non un fine. Esatto, deve essere un mezzo che deve essere utilizzato bene per vivere meglio. E grazie mille, dottor Lombardi, interessante chiacchierata, e speriamo che e di guardare al futuro, anche quello più imminente, con ottimismo. Sì, con un po' di ottimismo che serve. In questo momento qui serve molto. E mi sembra che da questo scambio sia uscito comunque una visione più ottimistica che non una visione pessimistica. Quindi questo fa ben sperare. Buon lavoro. Grazie allora. Buon lavoro. Saluto, arrivederci. Arrivederci.